Intanto spiegargli come funziona, perché spesso si ha una visione parziale e non completamente corretta. Spiegargli che è un mondo molto complesso, dove si vede quello che luccica, che brilla in alto, ma che poi in realtà nasconde aspetti meno noti, meno visibili, ma appunto di grande complessità, di difficoltà operativa. E comunque questa è già la cosa più facile, tenere vivo un sogno, che è quello di chi segue con grande passione, con grande entusiasmo, un mondo che emoziona, perché fondamentalmente la prima cosa che offriamo sono emozioni, e che non direbbe completare questo sogno con la possibilità di essere coinvolti anche professionalmente o comunque, diciamo, in maniera ulteriore rispetto alla mia essere tifosi sportivi e appassionati. Ci sono delle novità interessanti da questo punto di vista. Anche un'iniziativa come questa dimostra che c'è un percorso che può portare anche dalle aree universitarie a trovare interessanti sbocchi professionali in ambito sportivo. Professori che magari li ha macchiato soprattutto in questi periodi da scandali come quelli legati al calcio, scommesse che sicuramente hanno fatto e fanno per togliere un po' la pubblicità al mondo del calcio, al calcio inteso come business. Io credo che tutto quello che è investimento sulla formazione, sulla creazione o l'aiuto che si dà a persone preparate ad avvicinarsi al nostro mondo sia anche l'antidoto migliore per circoscrivere, limitare se possibile sconfiggere definitivamente tutto quello che di negativo c'è nel nostro mondo. Dopodiché stiamo parlando di un sistema, come dicevo prima, non solo complesso ma estremamente articolato, fatto di tantissime cose, è inevitabile, credo, che ci siano anche le pagine negative. La capacità di un sistema strutturato forte è sempre quello di debellarle, di sconfiggerle e di ripartire sempre. I giovani preparati credo possono aiutare tanto da questo punto di vista. Ma si parlava prima nel suo intervento anche dei nuovi stadi, quando arriverà questa legge che tanti presidenti invocano? Ma purtroppo la legge è ferma in una nuova lettura alle Camere, e speriamo ancora che possa, come dire, addirittura d'arrivo all'ultimo minuto essere recuperata, quindi insomma l'ottimismo non si esaurisce mai. Però insomma è importante sottolineare come nonostante la legge si siano viste delle cose. Abbiamo citato l'esempio di Udine che sta partendo, tutto quello ovviamente notissimo di Torino, ma anche gli investimenti di alcune società, Parma è un esempio, ma io ho citato Catania che ha fatto una cosa straordinaria, anche sui settori giovanili, sui centri per il settore giovanile, che spesso non vengono citati ma sono forse la base vera sulla quale investire per dare un futuro al calcio. Certo, la legge in un paese che soffre di eccessi di burocrazia a tutti i livelli, la legge sarebbe un grande aiuto per snellire le procedure, senza dimenticare che stiamo parlando, perché questo spesso sfugge, stiamo comunque parlando di un meccanismo che deve facilitare le operazioni senza gravare un solo euro sul bilancio dello Stato. Un giudizio sullo stadio Luigi Ferraris: spesso ci sono stati problemi anche sul mantenimento. Ad oggi com'è la situazione secondo la Lega Calcio? Allora, lo stadio Ferraris credo che presenti più problemi fuori che dentro dal punto di vista, perché ovviamente è uno stadio in un contesto del sistema cittadino complesso. Dal punto di vista dello stadio, è uno di quegli stadi che comunque è concepito per il calcio senza pista atletica eccetera, da alcuni anni ha dei problemi ricorrenti di tenuta del manto erboso, che costringe a interventi frequenti, cose più frequenti che altrove, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Noi siamo molto presenti, abbiamo un dialogo con le due società genovesi, è attivo, quotidiano e anche molto collaborativo. Purtroppo il problema generale degli stadi, Chiusa non è proprietario della struttura, spesso chi è proprietario della struttura non gestisce direttamente la manutenzione, ma l'ha appaltata una società terza, complica tutta la catena decisionale. Noi stiamo trovando grande collaborazione anche in questi giorni, oggi è in corso, tutte queste ore è in corso un'ulteriore visita dei nostri tecnici con i rappresentanti del comune, con i rappresentanti della società che gestisce lo stadio e dei due club genovesi, perché ci sono dei problemi di tenuta, soprattutto
verrà forse anche sostituito. Ripeto, troviamo grande collaborazione, il problema è cercare di prevenire una volta tanto quello che potrebbe succedere nei mesi invernali e non dover sempre intervenire a rattoppare situazioni che si sono già verificate. Il vostro invito è quindi di procedere a una risoluzione autunno? Non lo so, questo lo lascio ovviamente ai tecnici che stanno facendo l'ispezione in questo momento. È stata già fatta una risposta, è già fatta una risolatura parziale. Nel frattempo, sfruttando anche la pausa del campionato, so che il terreno è in fase di ripresa. Oggi siamo lì proprio per verificare se questa ripresa naturale, diciamo, naturale assistita dagli interventi manutenzione ordinaria, è sufficiente o se invece sarà necessario intervenire ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Si sta svolgendo il tutto mentre noi parliamo, quindi non sono in grado di dirle cosa stanno valutando e dicendo. Ma c'è il rischio che non venga data l'agibilità per il prato? Il problema dell'agibilità in senso tecnico è un problema che poi compete all'arbitro valutare la giocabilità eccetera. Il problema è più generale, noi ci stiamo accorgendo e ahimè si ripercuote poi negativamente anche sulle casse delle società, ci stiamo accorgendo che la qualità complessiva di quello che si vede in televisione, che è fatto di stadio, di presenza sugli spalti e anche sempre di più di qualità del manto erboso, è una delle variabili decisive nel determinare il valore del prodotto televisivo, soprattutto in giro per il mondo. Cioè, quando si dice perché l'Inghilterra è così avanti nella capacità di vendere il prodotto, conta la qualità del campionato, conta come dire, la maggior spendibilità internazionale, la lingua inglese per esempio è un fattore di grande importanza, ma conta anche la qualità di quello che si vede. Il manto verde bello all'inglese, come siamo soliti dire, è sempre inserito nelle due o tre cose che chi rivende i diritti in giro per il mondo ci richiama come cose sulle quali dobbiamo lavorare. Ne siamo convinti, quindi è un investimento che produce ritorni concreti per le due società in mondo. L'ultima domanda, allora un via libera da questa parola anche all'arma sintetica, ma è un arma rinforzata. Abbiamo avuto degli esempi recenti, l'anno scorso c'erano due campi. Due terreni in Serie A con erba sintetica, quest'anno c'è una situazione diciamo di erba rinforzata, naturale rinforzata a San Siro, in Serie B stanno giocando adesso 3 stadi su 22 con erba sintetica e credo che i riscontri siano tutti ultra positivi. I regolamenti lo consentono, gli standard qualitativi approvati dalla FIFA sono ormai totalmente equivalenti a quelli dell'erba naturale, è un'opzione assolutamente da prendere in considerazione come lo è stata già in diverse situazioni.